su, fai. C'hai a merda dentro quel telefono, Mirko. Lo sai? Ma che cazzo ti frega te? C'è il telefono da pedofilo. Dovresti cancellarli gli elenchi. Più di una volta l'ora. Una è mole, più male da ancora la conosci. Vaffanculo, Mirko, vaffanculo! Sono stata settimane a credere, a far finta di niente! A credere che tu stessi davvero a quel negozio di pesca! A fa chissà che cazzo! Beh, non sto in là però, perché qua ci sento. Te pensi furbo, Mirko? Eh? Come se tuo padre non mi dicesse le stesse cazzate! Però lui non mandava i ragazzini a batte! Cazzo! Mai fatto? Perché nascondi i soldi dentro al cassettone? O sai che io ci vado a cercare? Eh? Ti fa sentire meglio che io ci rubo i soldi? Ma a me mi servono i soldi e quindi se io li trovo li prendo. Ma non vuol dire che mi sono rincoglionita. Ti ho scoperto da settimane. Schifo. Tacci tu, mortacci. Dici che t'ho fatto. Vieni qua. Dici che t'ho fatto. Come fai a non provare un briciolo di vergogna a starmi vicino? Come fai? Ma tu pensi io mi ricordo le cose da ragazzino? I giornaletti sotto al comodino, i cazzi neri, verdi, cazzi in bocca. E quindi? Che significa? Niente, come quello messo a dite. Mirko, mo che siamo confidati, ridai il telefono che non ho finito di leggere. A quanta vendi la ragazzina? A 15.000 mi? Ci arriviamo, che dici? Non sarebbe male. Prendesene una che te fa i bocchini quando te va.